compassione la diretta. Grazie, anche noi abbiamo visto che hai filmato degli oggetti sulla Luna. È interessante, sì. Dei passaggi, sicuramente qualcosa di interessante. Ora poi appunto vado a rivedere i video in alta risoluzione a pieno schermo e mi rendo bene conto. Comunque 4-5 oggetti sono passati, erano loro, perché erano proprio a filo del filo raso luna, no, però erano in quella zona là, ecco, non erano al di qua a metà tra la Terra e la Luna, erano proprio sulla Luna. Ah. Sì, interessante per quello. Cioè non era nell'atmosfera, ecco, né terrestre, tantomeno nello spazio, erano proprio sulla Luna. Hai fatto la ripresa anche con la Canon? Sì, ero proprio con quello in diretta, ho posizionato il telefono giusto per far vedere la diretta sulla Luna e quindi il filmato in alta risoluzione. Poi te le mando, eh? Ok, gentile, grazie. Come stai vivendo questa quarantena? Dici da contattato. Ma è un periodo strano, diciamo che è interessante perché ti dà modo un po' di riflettere molto, che la giornata è lunga, non sembra, ma anche se le ore in questi giorni, in questi periodi passano alla svelta, ma quando ti dedichi alle tue cose il tempo si ferma e quelle 4-5 ore che ti dedichi a te stesso, riesco a ritagliarmi quelle 4-5 ore a pomeriggio. Sono interessanti perché ti danno modo di riflettere su tanti aspetti, no? Eh sì, c'è una concentrazione diversa. Sì, ovviamente sempre inerenti al contatto, al discorso del contatto, che le vicende quotidiane tanto le abbiamo tutti e la situazione è sgradevole, diciamo, dai, alla fine, un po' per tutti, Certo, no? Siamo in una certo. fase di transizione particolare. Servirà sicuro anche questa, no? Per quanto comunque sia difficile, stia facendo danni, ma... Assolutamente. Che non è niente, no? Alla fine, questo Ma siamo all'inizio di un percorso, per me questo è un test, nel senso che è un test da parte del cielo, è uno strumento di selezione questo virus, c'è poco da fare. E quindi assolutamente. sì, è uno strumento di selezione dove va a provare tutte quelle persone che si sentano candidate e pronte per portare avanti un certo tipo di discorso. Io lo vedo anche così. Che comunque ti mette a prova di pau nel, nella paura, nell'ego, insomma, no? Nella sopravvivenza. Esatto. E questo incide molto perché se uno deve intraprendere un percorso spirituale e si fa prendere dalla paura, viene assorbito totalmente dal problema. Dimostrato scientificamente che la paura abbassa sostanzialmente le difese immunitarie, quindi diventi vulnerabile. Invece, al contrario, se te non hai paura, sei centrato e sei forte, tutta la tua energia vai a irradiare la parte fisica che impersonifichi col tuo spirito, e automaticamente vai a annullare e a zerare tutto quello che sono le incursioni esterne, no? Che alla fine noi siamo una corazza, un'armatura. Il tuo spirito impersonifica un corpo fisico e te lo puoi potenziare o lo puoi anche, diciamo, rendere vulnerabile, ma tutto dipende dalla tua energia. È una frequenza. Noi siamo frequenza consolidata nella materia, ma se te vibri su una certa frequenza, automaticamente vai a distruggere ogni tipo di virus e batterio che vuole compenetrare nel tuo corpo. Il discorso della, forse un po' della fede, no? Che con la fede puoi fare tutto quello che vuoi, sposta montagne, insomma. Sì, il discorso della fede, dal mio punto di vista, è un linguaggio un po' antiquato. Bisogna un po' rivederlo, ma si sta entrando in un periodo ora, un momento storico senza precedenti, dove bisogna fare meno religiosità, ma iniziare a ragionare con l'ottica di questi esseri che sono evolutissimi nella scienza e nello spirito.
quindi abbandonare certi preconcetti prettamente religiosi, ho capito cosa vuol dire, il discorso di fede. Io la chiamo energia, che è diverso. Certo. Niente a che fare con la New Age e tutto quello che è religione, ma la chiamo energia perché alla fine noi siamo energia e con l'energia riesce a far tutto. Quando inizi a essere, avere la consapevolezza che se te sei pura energia e sei parte di Dio, automaticamente sì, subentra, chiamata in termini antichi, fede, ma di fatto non è fede, è la consapevolezza di essere, punto. Certo. Quindi entri in tutt'uno con quelle dimensioni superiori che ti appartengono di fatto, perché non è che noi siamo lontani da queste realtà, noi apparteniamo a Dio. Quindi il discorso della fede, aver fede significa fiducia. Ma se lo leggi sotto un altro aspetto, sotto la chiave scientifica, se te sei consapevole e quindi alzi la frequenza, automaticamente te ti schermi e come se, per atto di fede ti fidi, diciamo, ma non è la fiducia, sei te stesso che sei consapevole del fatto che appartiene a Dio e automaticamente sei tutelato. Chiamala fede, io la chiamo diversamente, non la voglio più chiamare fede. Certo. Chiamo consapevolezza, che è diverso, mi fa più modernità. Beh, ormai oggi è importante dimostrare, no? Soprattutto per risvegliare la gente, senza prove. Esatto, però vedi, c'è un errore di base che purtroppo con tutte le castronerie e le cazzate, permettimi la parola, che ha commesso la religione. Io penso che parlare di fede oggi fa molta confusione, quindi invece bisognerebbe iniziare a ragionare sotto un altro punto di vista e con un'altra ottica. Cioè noi siamo chimica e matematica, cioè non siamo così nati al caso del braccio di Dio che scende dal cielo, impasta la farina per terra e ti crea Adamo ed Eva, non è così. Quindi queste favolette hanno fatto molta confusione e creata molta confusione nelle menti delle persone, specialmente oggi che sono confuse, perché quando te vai a accostare la figura di Gesù Cristo e il suo ritorno al tema extraterrestre, la gente dice: ma che c'entra la religione? Capite che ti voglio dire? Sì. Quindi usare determinati termini antichi, a mio avviso, tipo fede, io la riconduco, io ignorante, okay, che vengo da una società indottrinata fino al collo, sento la parola fede, mi viene subito in mente la Chiesa, mi viene subito in mente la religione. Io invece voglio essere consapevole che appartengo a un sistema, vibro su una frequenza, perché oggi è dimostrato scientificamente che noi siamo a frequenza, quindi è anche dimostrato allo stesso tempo che questa forza di volontà fa anche l'autoguarigione, perché come arriva una disgregazione di cellule e la porta a degenerare, allo stesso tempo c'è anche il contrario, no? C'è la parte che riesci a modificare quella frequenza e quindi a autoguarirti quella cellula carcerogena, che poi viene fuori e si dà, diciamo, il merito al Padre Pio, perché giustamente quello è fedele al Padre Pio, e al Padre Pio mi ha guarito, ma non è così. Quindi siamo molto messi male, Sante, ti dico la verità. Mi chiedono, Antò, che siccome si sta parlando di frequenze, di vibrazioni, Sì. cosa ne pensi del 5G? Se ha qualche interferenza a livello, insomma, fisico? Non me ne intendo e non ho messaggi in merito, perché purtroppo dovete sapere una cosa, che quando io ho degli incontri non ne parlo mai, come ben sai, te le sai benissimo le mie storie. Non ne parlo perché non ho le prove e quindi già è difficile, come dicevo prima nella diretta, è difficile credere all'astronave, figuriamo se vado a raccontare che incontro gli esseri e mi danno i messaggi. Però spesso e volentieri mi dicono come vanno le cose, ma nel 5G non mi hanno detto niente, non ne so niente e penso che sia un'altra diavoleria, un'altra provata
della scienza terrestre senza conoscenza. Quindi sicuramente non è positivo, perché si va a rovinare il campo elettromagnetico dell'ambiente. Quindi siccome noi interferiamo molto con l'elettromagnetismo, perché noi abbiamo un campo magnetico intorno al corpo che si estende fino a circa 1,5 metri, 2 metri, sicuramente se ci sono degli strumenti potenziali a questo livello possono portare distonie. E quindi se una persona non è schermata, lasciando stare la fede, ma se non è consapevole, quindi non è schermata, viene assorbita e viene distrutta. Quindi vari poi tutti i problemi che possono derivare, no? E poi anche lì può valere lo stesso ragionamento, no? Che se lo spirito è forte, se riusciamo a tenere una risonanza vibrazionale alta, Esatto, nulla ti così. fa nulla. Esatto, poi chiama la fede, ognuno la vuole chiamare come gli pare, come meglio crede. L'importante è aver capito il concetto, cioè uno deve essere, si deve rendere conto che è parte di Dio, perché noi siamo particelle di Dio. Sta passando qualcosa, ma Corretto. scusa, passato qualcosa. Bene. Dì, dì. Ma vai. No, vai, è andato. Quindi bisogna avere la consapevolezza che fino ad oggi C'era un siamo stati ragazzo ingannati. che mi ha raccontato di un'esperienza astrale. Mi puoi raccontare di nuovo quella che hai avuto tu quando ti sei rivisto addirittura dentro, da dentro l'astronave, il corpo tuo che era sul letto, sdraiato? Una cosa del genere, se non mi sbaglio. No, io sono stato su una delle astronavi che ogni tanto, no, spesso, stavo dicendo spesso, no, ogni tanto, magari spesso, non lo so, io ti dico quello che mi ricordo, non è spesso, però sono quelle esperienze che capitano 4-5 volte l'anno, che nell'arco di una vita sono abbastanza. E c'è un tipo di astronave che si trova in prossimità della Luna, o addirittura non so se è una struttura all'interno della Luna. Figurati un po', perché quando io ho queste esperienze, spesso sono consapevole di tante cose, quindi quando io arrivo sul posto so dove sono e nessuno me lo spiega. Giovedì e venerdì scorso ho fatto un'esperienza simile, però mi hanno spiegato dove ero, per dire ad esempio, ma già sapevo di essere in quel posto lì. Ma gli esseri mi hanno detto delle cose che non posso dire, al momento non le posso raccontare. Ma mi hanno detto delle cose pesantissime che accadranno nel prossimo futuro. E in quell'occasione, quando andai, ti parlo, guarda, fu nel 2005. Cioè nel 2005, l'anno prima, se ti ricordi, io ho filmato di tutto, nel 2004, tanti tipi di astronavi, che poi fino al 2009, 2010, 2012, poi pian piano la cosa è andata a scemare, ho filmato sempre meno, fino a filmare un'astronave l'anno, un anno e mezzo. Ora l'ultima l'ho filmata l'anno scorso, se ti ricordi bene, quella dorata. E c'è un discorso particolare da fare, perché ho avuto un'esperienza una volta su un'astronave che è una sorta di portaerei, porta astronavi, diciamo. Sono dei parallelepipedi enormi di 4-5 km, alte circa 8-900 metri e larghe, penso, si arrivano a 1 km e tanto. Anche quello era 8-900 metri di larghezza, per altrettanto 800-900, e poi 4-5 km. Poi variano, perché noi rapportiamo la misura secondo il nostro punto di vista, ma nella loro dimensione sono altri spazi, altre dimensioni, altre storie. E una volta mi sono visto, no, mi hanno detto una volta: guarda, ti facciamo vedere come dovresti essere, come sei, no, come dovresti essere, come sei. E io mi vedo, no, non è che non mi vedo, vedo questo cilindro insieme ad altri, un cilindro sarà stato alto 2,40 m. E io entravo all'interno, quasi quasi toccavo a filo, ma poi mi sono reso conto che c'era circa un 10 cm dalla base e altrettanti dalla testa. Quindi ho ipotizzato che potevo essere alto 2,20 m. Mazza. Sì,
spalle enorme, poi però era all'interno del liquido e quindi non so, penso che sia stato un liquido, le spalle sembravano ancora più larghe perché sdoppiava un po', essendo convesso, diciamo, la pancia di questo ipotetico vetro, questo tubolare dove ero io situato all'interno, mi sono visto con questa tuta spaziale, tipo tuta da ginnastica, però senza cuciture, avevo solo questa cintura in vita nera, avevo questi capelli biondi e dormivo e sapevo che ero io, lì mi sono impressionato non poco. Capelli biondi e alto, proprio al contrario da adesso, e lunghi. Ora sono un anno, 1,20 m, pelato. Fantastico. Sono passati due oggetti enormi, Anto, proprio adesso. Ah, va? Sì. Ma, Anto, spiegaci un attimino, sti cavolo di satelliti, se è sì. possibile vederli, tu parlavi di 10:30-11 in poi, insomma, qual è la spiegazione, perché non si riesce a capire. Allora, il satellite lo puoi vedere fino a circa le 10:30-11, poi dipende la fascia del periodo, se è invernale o estivo, ma lo si può vedere solamente se il sole è a 45 gradi e riesce a illuminare la traiettoria, perché le pale del satellite vengono illuminate, quindi vedi questi puntini che camminano. Però dopo una certa ora non le vedi più, perché i satelliti non hanno luci di posizione. Poi, siccome i satelliti viaggiano a quote altissime e hanno massimo, i satelliti delle telecomunicazioni massimo hanno 8-9 metri di diametro, non hanno di più, arrivano a 12 metri alcuni, però 12 metri a 8-10 mila metri di altezza non le vedi. Ah. E fai conto, se già malapena a 2000 metri d'altezza un aereo di linea di 30 metri vedi un puntino, come puoi pretendere di vedere un satellite di 8-10 metri a 8-9 mila metri d'altezza? Certo. È una contraddizione in termini, no? Ma che poi, scusa, io non ho capito, a livello orbitale attorno alla Terra devono andare per forza a livello in direzione oraria o antiraria, o possono andare in entrambe le direzioni? Entrambe le direzioni, deve essersi da nord e sud, è una rete, perché comunque devono coprire determinate traiettorie. Ovviamente c'è tutto un moto, secondo il moto della Terra loro girano e hanno la loro propulsione, vengono spediti in orbita e poi prendono il giro. Ma di fatto, se te vai a vedere anche le... Guarda, è semplice, vai a vedere le mappe satellitari, sì. Ti rendi conto che è una rete, noi siamo dentro una gabbia di satelliti. Non so quanti mai mila ce ne sono in giro, Ce ne sono tantissimi, quindi dovresti vedere il cielo continuo, costante di satelliti. Infatti. Ma non ne vedi mai. Quindi... Certo. I satelliti le dovreste vedere sempre, mi pare che ce ne sono tipo 2000 all'ora di passaggio. Sì. Sì, sì, siamo a livelli altissimi, Che pure lì hanno fatto il monnezzaio, no, tra rifiuti cosmici, cioè spaziali, sì. Casino. Quando funzionano più le lasciano andare, entrano in orbita, si disintegrano e cadono in giro. Porcheria. Sì. Ma tanti si girano come spazzatura spaziale. C'è fare anche un progetto per ripulire ora lo spazio dai satelliti, perché iniziano a essere pericolosi per le missioni. Perché comunque metti in un altro po' e poi lì non esci più. No, come fai? Ma l'uomo è abituato a sguazzare nella merda, quindi saprà cavarsela anche lì, tranquillo. Certo. Anto, ma ogni avvistamento è casuale o causale? No, tutto è casuale, no, causale. Ok. Perché ogni avvistamento, allora, se prendeste tutti coscienza, pienamente coscienza, e tutti entrassero nelle dimensioni superiori con la frequenza,
Vedreste il cielo dalla mattina alla sera tempestato di astronavi. Quindi, cosa significa? Che loro ci sono sempre, ma non per forza si devono mostrare, perché viaggiando su una frequenza diversa dalla nostra, è normale che te non le vedi. Loro abbassano la frequenza, entrano nella nostra dimensione solamente per farsi vedere. Quindi tutte quelle persone che sono coinvolte in avvistamenti è perché ne hanno a che fare. Vengano sensibilizzate e risvegliate in qualche modo. Ovviamente sono test, perché anche loro fanno test. Niente è certo, specialmente poi con l'essere umano che oggi ragiona in una maniera e domani in un'altra, sanno benissimo con che hanno a che fare. Quindi quando interagiscono sono test che durano qualche anno, spesso e volentieri si fanno vedere da piccoli, perché la persona è più vulnerabile e rimane colpita da qualcosa di anomalo che nella sua vita, nei pochi anni di vita, non l'ha mai visto, no? Quindi se stai a vedere un po' le casistiche, tante persone sono rimaste folgorate di avvistamenti che hanno avuto da piccoli e poi non hanno avuto mai niente nel corso della loro vita. Gente che ha 30-40 anni si ricorda magari un episodio durato 5 minuti e magari a 6 anni. Ecco. Uno di 40 anni, quanti episodi avrà mai fatto nella sua vita? E proprio quello si va a ricordare? Certo. Quindi, perché? Perché c'è una strategia da parte di loro che mira a sensibilizzare, a colpire lo spirito, in modo che quello gli rimane sempre nella mente, l'episodio, affinché poi entra, siccome è un progetto quello discorso della vista extraterrestre, loro sanno benissimo che dal momento in cui diventa l'argomento di dominio pubblico, le persone vengono automaticamente risvegliate perché hanno ricevuto un input. Ok, così funziona. Quindi quando uno vede un'astronave non è un caso, è perché loro lassù con i loro computer calcolano coloro che sono lì presenti, tutto non viene mai a caso e quindi le persone si risvegliano dal niente o perlomeno le sensibilizzano. Perlomeno è una chiamata, no? Che dopo deve conseguire a qualcosa, una scelta, non è in sé l'avvistamento, insomma, no? Esatto, una presa di posizione, alla fine loro vogliono questo, vogliono che le persone si risvegliano da questa situazione devastante che attanaglia l'essere umano e quindi stanno in qualche modo cercando di sensibilizzare quante più persone possibili, quindi quelli in missione da risvegliare, ma anche quelle persone potenzialmente utili per portare avanti il nuovo mondo. Che alla fine si tratta anche di quello. Quindi non c'è solo la persona che è in missione, tipo me, tipo te, tipo tanti altri che hanno una matrice spirituale forte perché provengono da chissà dove. Ci sono anche quelle persone terrestri che devono rimanere in terra e portare avanti la terra, e se no che ci rimane loro? Certo, che alla fine, insomma, ragionandoci su, quanti nell'altre vite non sono stati in altri pianeti o meno, no? Comunque, da quanti miliardi d'anni viaggiamo o ci Seguivo tutto il tuo, reincarniamo? infatti non fa una piega, perché tutte le persone, non è che uno dice arriva qua, è novello, quello c'ha un anno, una reincarnazione sola, ma anche se ha una reincarnazione sola qua, bisogna vedere da dove viene quello, perché considera che la Terra è considerata un penitenziario, dove ci sono tantissime razze provenienti da diversi lidi dell'universo, di gente che ha commesso reati e l'hanno messi qua in quarantena a scontare. E quindi ci sono le persone in missione che con strategia si incarnano e poi si risvegliano per portare avanti una missione. Ci sono alcune che sono qua e pagano le pene dell'inferno perché devono arrivare a capire un giorno di come si dovrebbe stare per vivere in armonia in vita, no? Sì. Quindi subentra il messaggio, perché sono venuti nella storia, ogni 2000 anni è venuto un essere, un avatar, a portare un insegnamento. Perché? Perché ogni 2000 anni, a seconda delle varie umanità, del susseguirsi, questi esseri cosmici, per volere di Dio, non di Dio,
per volere del capo supremo di questo sistema solare, ha inviato in Terra personaggi illustri per portare messaggi di valore universale. Cioè, l'ultima speranza è stato Gesù, crucificato, e il risultato è rimasto agli occhi di tutti, che questo è stato, si è sacrificato, anche se io lo considero un omicidio a tutti gli effetti. Certo. Quindi, però, gli insegnamenti sono quelli gli stessi di Buddha, di Krishna, di Allah, di tutte le deità della storia. Gesù è stato la massima espressione, perché anche fisicamente rappresentava Dio. Quindi mai nessuno era venuto in terra, ma perché? Perché oramai l'umanità era spacciata, perché già 2000 anni fa si sapeva che fine avrebbe fatto questa umanità. Anton, un ragazzo ti chiede: un giovane di quasi 18 anni, come percorso da intraprendere? No, cosa mi consigli di percorso da intraprendere per essere in sintonia con i fratelli del cosmo? Ma quello che stai facendo, già che ora stai ascoltando noi e magari segui anche altri personaggi tipo Pier Giorgio Caria, Giorgio Bongiovanni, Sante, noi abbiamo toccato dal nostro punto di vista la verità, e quindi per noi è verità sacrosanta quello che noi portiamo avanti. E quindi già ora a 18 anni che segui questi argomenti è fantastico. Io a 18 anni avevo tralasciato tutte queste esperienze, perché io ho iniziato da piccolissimo, avevo 4-5 anni che vedevo le astronavi, mi venivano gli esseri in camera, erano partecipi anche i miei genitori, quindi ho coinvolto tanta gente in casa mia, parenti, amici, da piccolo. Poi a 18 anni, all'età tua, mi sono avventurato nel mondo delle discoteche e per qualche anno mi sono perso in quel mondo là. Però poi mi è rivenuta fuori questa cosa, perché mi apparteneva. Quindi, morale, se ora, oggi, a 18 anni, stai già, diciamo, masticando e assaporando queste realtà, sei già fortunato, perché io ci ho messo 47 anni per parlare in questa maniera. E te le sto dando gratuitamente, come tanti altri di noi, in modo che il processo di crescita individuale si acceleri. Cioè, io ho sofferto tanto per arrivare oggi a vedere un'astronave, magari incontrare qualcheduno e a sapere un po' come vanno le cose. Voi ragazzi, e come ce ne sono tanti altri, anche persone di 50 anni che da niente si risvegliano, cioè io mi sono fatto un mazzo tanto. Quindi siete fortunati, perché nel giro di niente riuscite ad avere tantissimi elementi, ma perché è il momento. Cioè, loro, il cielo sta accelerando questo processo, stanno accorciando i tempi e non c'è più tempo, ragazzi. Il tempo è finito, scordatevi che ci sarà l'eternità. No, io so per certo che non c'è più tempo. Anto, ti chiedono se ci parli anche telepaticamente. E con quale razza? No, le esperienze telepatiche avvengono attualmente solamente in astrale, fisicamente ancora no, ma per me è meglio astrale, perché l'astrale vivi appieno le emozioni, cosa che nella terza dimensione, quando ti risvegli con il corpo fisico, certe emozioni vengono a mancare, perché sei filtrato da tutto quello che mangi, da quello che respiri, da quello che ti propina la televisione e la società tutta. Invece in astrale sei libero e la frequenza è altissima. Quindi io considero il viaggio astrale più importante della vita terrena. Sì. La telepatia la uso, ma la usano loro più che altro, perché io faccio il tempo a formulare una domanda che loro mi danno risposta, ma spesso e volentieri parla a loro, io non parlo mai. Senti la voce che è neutra, non gli dai una non la identifico come donna o uomo. Quando a me parlano, mi parlano con questa voce androgena, con questa cantilena, e incontro donne e uomini. Che altro androgena, scusa, cos'è? Quinta dimensione almeno? No, io parlo come voce, è neutro. Okay.
Guarda, ma anche quelli di quarta, che hanno ancora visione del corpo fisico e gli esseri che attualmente stanno visitando il pianeta e visitando, sono in missione sul pianeta, sono di una bellezza a livello animico, come la parte emotiva di questi esseri, che quasi quasi le rende femminile e mascolina allo stesso tempo. Per quanto c'è il sesso diviso, perché ci sono gli uomini e ci sono le donne. Non c'è il gay e la lesbica. Questa è una distonia terrestre. Con tutto rispetto, però sono distonie dello spirito terrestre. È un ricordo, forse, no, di queste. Volte sì, a volte sono ricordi della vita passata, perché magari una era donna, oggi si risveglia uomo e di conseguenza ha sempre il ricordo nello spirito di essere stata donna, quindi il corpo fisico accusa e ha dei tralasci, sai, delle cose antiche che bene non individui ancora, quindi non accetti di essere uomo oggi perché sei stata donna ieri. Ecco perché nasce il ragazzo gay. Stessa cosa viceversa la ragazza lesbica. Perché? Perché prima è stata uomo. Quindi, quando si va a reincarnare, si trova in difficoltà perché si trova un corpo femminile, ma si sente uomo e quindi è in difficoltà. Questo cambia dal momento in cui prendi consapevolezza, ti elevi a livello spirituale, allora riesci a essere centrato. Pensa invece poi un'altra cosa, viceversa, noi tutti, io, te e tutte le persone di questo mondo, la massima espressione è arrivare a essere centrali, mezzo uomo e mezzo donna. Per quanto abbiamo poi il ruolo, perché c'è il maschio e la femmina, ok? A livello naturale, però a livello poi spirituale c'è l'uomo e la donna, che sono diversi. Gesù Cristo, cosa c'entra con questa realtà? Gesù Cristo con la realtà extraterrestre non c'entra assolutamente niente. Perché è al di là di tutto e di tutti, perché appartiene alle alte sfere divine, cosmiche e universali, e Gesù Cristo è la manifestazione fisica di Dio in terra. Quindi è un essere puro che impersonifica col corpo fisico Dio, si manifesta, è Dio che parla agli uomini. Però è la massima espressione. Perché c'è Dio che non è Cristo, Cristo che non è Dio. Gesù che non è Cristo, sono tre livelli, ma allo stesso tempo sono la stessa cosa, perché si fondono a livello spirituale, ok? Sono tre piani differenti di livello. Gesù è un avatar solare che viene impersonificato dallo spirito cristico, dal logos cristico. Soprattutto c'è Dio, l'universo, che si manifesta col corpo fisico dell'universo, nei mondi visibili, e che esprime nei regni inferiori della terza e la quarta dimensione. Si manifesta coi soli, i sistemi solari, le galassie. Dio si manifesta e si esprime con la sua creatività, con l'arte creativa della creazione nei regni inferiori della quarta e della terza dimensione. E noi ne siamo un'espressione. Nel vegetale, nell'animale, nel minerale. Che però il messaggio che poi ci ha portato è lo stesso che ci stanno portando loro, questi Esatto, esseri. perché l'hanno accettato, hanno accettato gli alti valori universali che sono fondamentali per portare avanti la vita, l'esistenza. E Dio, i pilastri fondamentali che mantengono in piedi, che reggono la struttura di Dio sono la pace, l'amore e la giustizia. La giustizia al centro, perché se non c'è giustizia non c'è né pace né amore. Beh, adesso dici una cosa del genere, ti prendono per pazzo e psicopatico che parla di un Dio distruttore, ma purtroppo mancano dei fondamenti essenziali. Se uno è fedele e si ritiene fedele a Dio e alle scritture, se conosce le scritture appunto di Dio, non può andare a favore di una scrittura o dell'altra. Quindi,
se uno sa la, della storia dell'uomo, sa che Dio ha già distrutto l'uomo 3-4 volte. E il famoso diluvio universale, certo, quello c'è stato, non è che ci sono stati discorsi. Sodoma e Gomorra, chi era quel Dio? Un Dio distruttore o un Dio giusto? Che per le perversioni umane Dio è intervenuto e ha messo le cose al suo giusto posto. Quindi non può essere un Dio accomodo solo alla domenica mattina per andare a chiedere. Guardate una cosa, vi faccio un esempio, questo coronavirus. Se Dio era tanto buono, non colpiva gli anziani, i nostri genitori, no? Dov'è Dio? Buono, non è cattivo, non è buono, è giusto. Perché tutto arriva al momento giusto. Se guardi dall'alto, è una situazione giusta, perché è un'umanità perversa, diabolica, e va in qualche modo sollecitata. Dov'è il buon Dio in quel momento, quando viene il coronavirus e ci porta il nostro caro in ospedale? È distratto? No, è presente. Ma è una cosa voluta, perché questo può portare un cambio epocale. Anto, mi chiedono con quale razza hai interagito. Poi, ovviamente, sante sono cose più grandi di noi. Sì. Io vi posso esprimere dal mio punto di vista e per mia esperienza, quindi gli do un senso. Anche perché per me e per noi che crediamo la morte non esiste. Sì, quindi certo, di cosa stiamo parlando? Non perché uno muore e Dio è cattivo. Allora il bambino che nasce disabile cos'è Dio? È un perverso? Evidentemente c'è un disegno alla base, no? Sarebbe bello chiederlo a queste persone a sto punto, perché se la loro affermazione è quella, bisogna capire poi come lo introducono nelle varie casistiche, appunto come bambini down e che altro. Di un Dio che dà. Quello che alla fine, con tutte le preghiere che stanno facendo in chiesa, dovremmo avere un'umanità super perfetta. Invece vedo sempre l'umanità a sfascio. Evidentemente qualcuno della su fa così. Ah, le preghiere forse non vengono ascoltate. Sì. Allora, con quante razze sono in contatto? Sì, con quali? Beh, le principali che io mi ricordo in particolare sono i pleiadiani. E poi un 3-4 razze appartenenti ai grigi. Ho incontrato anche tanti tipi di esseri che sinceramente non so da dove vengano, perché non tutti si identificano. Io l'esperienza ce l'ho, spesso non posso far domande perché parlano sempre loro, rimango sempre a bocca aperta, veramente. Poche volte sono con la consapevolezza di essere io, e quindi ho quell'autorità, fra virgolette, quella padronanza della parola dove riesco a gestirmi. L'ultima volta che ce l'ho avuta, una delle volte che ho avuto questa esperienza, mi sono trovato nell'astronave con uno dei due grigi che conosco, che ogni tanto mi chiappano, della Confederazione, erano. E mi trovo in questa astronave con questo vetro bombato che arrivava sotto i piedi, la classica astronave che ogni tanto vado, e viaggiavo, per me viaggiavo piano. Invece poi mi rendo conto che viaggiavo velocissimo, perché vedevo questi puntini si avvicinavano e io mi sentivo tanto grande, enorme, ma non ero grande io. Erano tanto le distanze che ci separavano dall'astronave a questi puntini che poi mi sono reso conto che erano pianeti. Tant'è vero che siamo avvicinati al sistema solare, io mi sono spaventato da morire e ho fatto fermare e mi hanno catapultato sul letto col batticuore, una paura terribile. Però non ero succube dell'esperienza, ero io che decidevo, ho detto ora no, vi fermate e mi portate indietro, vai piano. Ma è capita poche volte, però la maggior parte fanno tutto loro, mi dicono, e in particolare più che altro quelle delle Pleiadi, qualcosa di Sirio, e poi c'ho altre esperienze ma al momento non ne posso parlare. E Antò, questi rettiliani... Sì. Descrivono sempre in maniera negativa. Fanno bene. Fanno bene. Sì, perché c'è una particolare razza che fa parte del sistema terrestre, che ma per comodo la gente li chiama anche extraterrestri, perché in qualche modo appartengono a dimensioni parallele. Quindi in teoria tutto quello che non è terrestre
extraterrestre, no? Sì. Ne abbiamo già parlato in passato di queste cose qua. Però ci sono, c'è una razza particolare che una volta viaggiava in astronave e faceva parte della Confederazione e si sono rivoltati contro. E quindi sono ancorati qua, sulla Terra, sono strumenti sempre di Dio che sono usati per tentare l'umanità. Sono larve alla fine e è una razza di rettili. Io ne conosco rettili, ne conosco altri rettili, ma sono pacifici, sono tranquilli, appartengono alla Confederazione e stanno portando avanti l'operazione di salvataggio per la Terra. Ah, quindi, cioè, scusa, sono esseri principalmente disincarnati, questi rettiliani? Sono Sì, comunque. nella loro dimensione sono fisici, perché se loro vogliono si manifestano anche fisicamente, però hanno tecnologie, perché la tecnologia è una forma naturale dell'evolversi dell'individuo. Quindi non perché non viaggia in astronave e non ha tecnologia, tant'è vero che a volte simulano i famosi rapimenti dove la persona viene turbata, è perché hanno tecnologie invasive dove ti fanno vedere quello che vogliono. Ma i famosi V56 c'entrano anche loro secondo te? Scusa, i V56, i contrari della casa amicizia. Fanno parte sempre di questi esseri che hanno il dominio sulla Terra, sui terrestri e che sono dietro ai potenti del pianeta. C'è poco da fare. Sì. Oramai è una prova provata. Prendono anche sembianze fisiche. Non lo so, però io ho delle esperienze negative e penso di sì che riescano a farlo. Hai avuto esperienze anche di questo tipo. Sì, ma per quello ne parlo, perché io sono testimone diretto di una realtà e di un'altra, quindi a voglia che a voglia la gente mi dice, ma te magari sei ingannato. No, perché io conosco quelli che vengono, i miei vengono in astronave e si fanno vedere e le filmo. Queste entità negative vengono, ti tormentano e di fatto coloro che ne parlano non hanno mai una prova tangibile, che sono gli stessi che vengono in astronave. Perché facci caso, tutti coloro che parlano di astronavi e le fanno vedere parlano di esseri pacifici, di cambi dimensionali, di salti quantici, di nuova era, tutto quello che sappiamo. Coloro invece che sono tormentati da queste entità non hanno uno straccio di prova di quello che dicono, però esistono. Perché lavorano sulla psiche, sono esseri, sono larve, diaboliche, ci sono una voglia. Hanno anche poteri sulla tecnologia questi, no, Anto? Perché comunque sia, hanno Hanno tecnologia, sì. tecnologia, perché possono interferire, Hai voglia. comunque sai, fa tutto di elettromagnetismo e che altro, e noi anche loro penso che. Noi viviamo in una Matrix, la gente si deve rendere conto. Cioè, basta con la favoletta dell'angioletto con la luce che vola sulla nuvoletta. Non è così. C'è tanta confusione, Sante, sul tema extraterrestre. Tanta, 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 tanta. E io duro fatica anche a spiegare, perché comunque sono realtà talmente grandi che non sono a misura d'uomo, ma anche per me, io ci ho messo tanti anni per arrivare a capire come funziona la situazione. Ma tu da questa entità come ti difendi, Anto? Io mi difendo, io sono io, loro sono loro, quindi la paura c'è a volte, perché non ti nascondo che quando uno è in quarta dimensione è più vulnerabile, sai? E sei più attaccato, che comunque sono potenti. Però, siccome sei perseverante a favore della vita, automaticamente sei schermato. Poi, specialmente io a volte ho provato proprio a parlare di Gesù o di Cristo, loro si ribellano. Una volta uno mi ha anche picchiato. Eh sì. Ma a volte secondo me scappano direttamente loro da te. Sì, dipende da punto di vista. Poi mi Dipende da come ti conoscono. vedono. Yeah.
Bene. Sto parlando, diciamo, in generale, Sì, la prossima volta nell'intervista possiamo entrare anche nel dettaglio, perché magari a volte parlare così faccio anche confusione alle persone, perché uno dice, ma Pier Giorgio Caria dice che non esistono extraterrestri cattivi, ma Pier Giorgio Caria in 2 ore quante cose ti deve raccontare? È normale che va nello specifico, non può, cioè capisci, deve mantenere una linea e la fa bene. La porta avanti bene, però la verità è questa, che ci sono anche entità negative che non sono, chiamiamole così, non sono quelle extraterrestri che vengono in astronave. non viaggiano in pratica, sono già qui. No, perché non è permesso viaggiare nel cosmo, perché la scienza va di pari passo con la coscienza. Se non c'è coscienza nelle cose non c'è evoluzione. E automaticamente regredisci nei valori materiali. Però ciò non significa che non hai tecnologia. I famosi angeli caduti della Bibbia, ragazzi, che sono inseriti nel mondo, quelli sono entità negative e lavorano appositamente dietro i governi. Cioè, ve lo dovete mettere nella testa. Non è che quelli si svegliano così e sono pazzi. Sono larve diaboliche che sono a succhiare a questa gente e questa gente è corrotta. Ma la stessa cosa per tutti coloro nella società di tutti i giorni, tutta la gente violenta, assassina, è perché ha sul fiato questi tipi di entità, di esseri. Non sono schermati. E lì entra di tutto, eh. E quelli te li attiri anche col pensiero negativo, insomma, no? Con Ma le perché? azioni malvagie, malvagie, E questo è il loro territorio. indifferenza, è Questo è il cibo. territorio ostile. Loro si cibano di queste energie. Quindi Malanga in parte ha ragione, ma una piccola parte. Non Certo. è tutto il resto. Perché è vero che c'è tanta gente psicopatica che ha problemi e che vede essere, ma perché le vede davvero. Quindi, Certo. siccome si alimentano di questa gente che sicuramente se hanno questi tipi di entità è perché se le meritano. Perché non è che uno si trova un'entità del genere o perché sei in missione o perché evidentemente hai commesso qualche cagata e oggi te le ritrovi appresso. Perché anche il male deve star dietro al libero arbitrio, no? Non può obbligarti, forse solo l'uomo lo fa. Tentano. Ci sono gli esseri luciferini e quelli satanici, alcuni tentano nello spirito e altri nella materia. Quindi l'ego, l'invidia sono tentazioni spirituali. E invece poi ci sono le altre tentazioni più potenti che sono quelli sessuali, sono quelli delle società che commette comunque l'uomo tutti i giorni. Tipi di entità che lavorano in simbiosi. Lavora uno sullo spirito e uno sull'aspetto materiale. E perché si chiama Satana e Lucifero? Perché sono due frequenze diverse. Ah, cioè. Uno lavora sullo spirito e sono gli esseri luciferini, poi ci sono quelli satanici che lavorano sulla materia. Certo, hanno due missioni diverse ma complementari, insomma, nel male. Esatto. Che ore si sono fatte? Presto, insomma. Potrebbe. È presto? Bene. Ma c'è un po' di gente ancora? No. Ma sì, c'è 65, 70, 80 persone. Vedi. No, 90. E allora, oh, ce l'hai promesso. Prossima settimana. Quella è una tisana a base di erba cosmica. Che cos'è? Che poi tu sei uno specializzato in questi intrugli. Sì, betulla, ortica e tarassa. Cosa fanno? Drenano. Sì, drenano e puliscono un po' la situazione. Poi L'alimentazione è importante. ho mangiato tantissimo, sono ingrassato.
quello fa parte, insomma, di questo pianeta, insomma, sottostare anche al grasso. Sì, ma poi periodo comunque di stress, ragazzi. Al di là dei terrestri, siamo tutti uguali, stressati. E quindi, no, stressati non tanto, dai, meno male. Il tempo passa e va bene così. Più che altro lo stanno facendo gli spettatori. Io non mi sento coinvolto in questa situazione. Non ho paura e quindi la vivo bene. Mi sento molto schermato. Non vivo nell'angoscia e nel timore. Eh sì, perché sei cosciente del fatto che è una cosa che deve essere così, quindi. Sì, non appartiene alla mia realtà, quindi non è mia e mi scivola. So che sembra magari una barzelletta, ma è così. Oh, Certo. ma te devi andare via domani, devi portare la bimba. Ah, bravo. Eh sì, ma adesso molliamo, ma tanto so. Che ore so? Le 3:30. Oh, Anto, io ti ringrazio infinitamente. No, grazie a te di avermi ascoltato. Un saluto a tutti i ragazzi che È un onore. mi hanno ascoltato le mie castronerie delle 3 di notte. Ripeto, sei il contattato più importante a livello mondiale, quindi non è da tutti avere questa fortuna. Ah, non è così, smettila, dai. È il mio pensiero, anche di tutti, quindi. Non è vero, sono una persona normale e che ha delle esperienze, ma contattati. Vabbè. Filmati incredibili, insomma, che a livello mondiale, dai, bisogna ammetterlo, sono unici. Spero che adesso ce ne regali qualcun altro, fra poco. Guarda, in questi giorni non ti nascondo che mi sto facendo degli appostamenti, meditazione, e a parte l'altro giorno con la manifestazione dell'altra settimana, ma sento la frequenza, ma c'è qualcosa di strano e questo mi preoccupa, perché c'è la calma prima della tempesta, penso che sia. Poi questi avvistamenti che stanno... Queste manifestazioni che sono state registrate dalla IS sullo spazio, queste flotte che stanno entrando e si stanno dislocando, ho saputo già dall'anno scorso che si sarebbero dislocate su tutte le più grandi città del mondo. Caso vuole che in concomitanza con questo coronavirus stanno entrando questi oggetti di grandi dimensioni e medie dimensioni. Dallo spazio esterno stanno entrando nella nostra atmosfera. Non so cosa significa. Non lo so. Contatto non penso. Che è presto. Ma no, presto no, perché sai che se Dio vuole fa tutto, e blocca il sistema, arrivano, ma non è funzionale perché farebbero una forzatura. Loro non violano il libero arbitrio, loro scendono qualora ci fosse veramente un'emergenza dove il pianeta salta per aria. Non vengono a fare l'incontro di ET o Steven Spielberg che esce dalla sua nave e tutti beati si incontrano felici e contenti. Non funziona così. Quello scordatevelo, levatevelo dalla testa. Se fanno dei test, sono funzionali alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica. E quando la gente entrerà in quest'ottica, allora forse ci saranno. Guarda, ti posso dire che i contatti ci sono già in giro, eh? Ci sono tanti piccoli gruppi in giro per il mondo che già incontrano fisicamente questi esseri. Lo so per certo, però non sarà un pubblico. Io so che la mia missione è preparare delle persone a questi incontri. Non so quando entrerò nel pieno, lo saprai. Certo. Però al momento io non vedo contatto di nulla. E se la gente vede, perché loro si vogliono far vedere per sensibilizzare. Quindi non
mi preoccupa questo silenzio, perché io solitamente filmo sempre, specialmente in questi periodi qua, quando sono fermo riesco a filmare sempre, ben fermi si fermano, anche alta quota, ma a me fa tanto, perché quel puntino insignificante, alta quota, che a volte non viene calcolato, io so cosa c'è là dentro, perché magari è a 3-4 mila metri, ma si tratta magari di un oggetto di 4-5 metri nella nostra dimensione, ma magari si tratta anche di un oggetto di 30-40 metri, non di più. Certo, infatti. Ma mi preoccupa che c'è molto silenzio, vediamo. Non lo so. Bene. Vai, un abbraccio grande, Sante, fammi sapere per l'intervista, tanto rimaniamo d'accordo. Sì, ci sentiamo, ci accordiamo, dai, che tanto apprezzano, quindi. Tanto la cosa più bella di tutti e di tutto che tornerà poi Gesù e lui sì che sistemerà le cose. Lui tornerà in forma fisica. Che non ci siano dubbi, insomma, per forza. Sì, oramai l'umanità è spacciata. Viene per forza a cambiare le cose. Sì, senza di lui non si va da nessuna parte. No. Un abbraccio a tutti, buonanotte. Grazie Anto, di tutto, un abbraccio grande. A te, ciao. Ciao. Saluta la Ale, ciao. Grazie, anche te la Simo. Ciao Anto. Ciao.